ho fatto un incidente stradale che ho perso sensibilità di piedi e tengo soltanto una molla che c'ho il piede a dondolo, ginocchio, rotto tutto, bacino, femore, omero e anche altri fratture in pancia. E poi ho uscito dall'ospedale che non avevo documenti. Ero clandestino e nessuno, cioè, non ho preso niente in pratica. E sono rimasto all'ospedale per 3 mesi. Poi ho uscito dall'ospedale dopo una settimana perché, cioè, uscendo da solo devo lavorare. Sono tornato ancora a lavorare. Ho tornato ancora a lavorare. Che a me hanno peggiorato le cose e ho avuto anche una frattura nel braccio. Nel braccio sinistro nel 2003, ancora stessa frattura. Adesso mi hanno messo una placca di ferro, mi hanno tolto un osso di questa parte qui, di qua c'è anche il segno, me l'hanno messo nel braccio, che è una ferita proprio. Allora qui il primo intervento che mi hanno messo un chiodo. E all'ospedale maggiore di Bergamo hanno sbagliato l'intervento, mi hanno chiuso l'osso sul muscolo dentro. Che questo ha causato che l'osso non è attaccato all'osso e si è marcito. Mentre lavoravo, giravo con una padella, si è spezzato l'osso, ma non ho sentito niente di dolore. All'ospedale mi hanno detto che l'osso è già marcito e quindi devono restituirlo. Mi hanno fatto il primo intervento che non è andato bene e il secondo intervento mi hanno preso questo osso qui e me l'hanno messo qua. Non ce la faccio, ho chiesto l'invalidità, mi hanno detto, cioè mi hanno dato il 40%, sì. E quel 40% non bastano per niente. Ho dovuto lavorare, ho lavorato ancora. Sempre là? No, ho lavorato allora da Ornella, ho lavorato alla Bettola, a Orniano, sempre al ristorante, ho lavorato anche in nero a fare il corriere, quello che ho potuto fare del lavoro l'ho fatto. Arrangiarti, insomma. Sì, e ho fatto anche il giardiniere, ho fatto di tutto. Poi un po' di anni fa sentivo che il ginocchio mi stava facendo male. L'anno scorso una visita dal mio medico mi ha fatto fare le astre, le cose, e devo fare un intervento. Ma mi devono dare un po' di tempo, ma se mi buttano fuori dove vado? Infatti. Che le mie condizioni non mi permettono neanche dormire fuori strada, come faccio? Se mi mettono 50 euro come faccio a averli, che non lavoro? O vado a spacciare o vado a fare così che... Ma è anche spaccio, c'ho saluti per stare lì vicino a quelli delinquenti, non posso fare niente, proprio sono bloccato. La mobilitazione degli inquilini del quartiere, che è stata molto consistente, circa 40 persone sono girate al presidio, ha raggiunto il risultato di un rinvio al 14 febbraio dell'esecuzione dello sfratto. Questo è il risultato che la mobilitazione paga e speriamo che si generalizzi ulteriormente anche in città e in provincia a forme di resistenza di questo tipo. La situazione è grave anche sul fronte delle case popolari, perché la situazione di oggi non è casuale, ci sono nelle case popolari le morosità che sono cresciute enormemente, perché dal 2008 ad oggi nelle case Haller c'è stato un progressivo aumento degli affitti dovute alla regione Lombardia e alla sua politica. Inoltre c'è stato l'aggravio dell'IMU che l'Haller dovrà, che anche le case popolari devono pagare la tassa dell'IMU. In città si parla di qualcosa come 1 milione di euro. Le ultime cose che abbiamo saputo aggravano ulteriormente la situazione, cioè sembra che il Consiglio di amministrazione dell'Haller abbia deciso di applicare l'IVA al 10% sugli affitti. Questo determina che se è stato un aumento degli affitti, lo Stato non investe ma tassa le case popolari, l'Haller cosa fa? Recupera i soldi nelle tasche degli inquilini andando ad aumentare l'affitto.